progetto Confartigianato Salute è un insieme di attività che Confartigianato fa in favore dell'imprenditore, dei familiari, dei dipendenti, dei pensionati, insomma di tutti gli appartenenti al sistema Confartigianato. E ci abbiamo anche un servizio di assistenza domiciliare che lo finanziamo con i soldi del 5 per 1000 donati ad Universa Sociale. In questi anni abbiamo assistito oltre 80 famiglie del territorio per un valore complessivo di quasi 500.000 euro che abbiamo tolto, che preso con il 5 per 1000 e riversato. Con il progetto Confartigianato Salute inizia la seconda fase di collaborazione tra counseling e Confartigianato, una collaborazione che è iniziata già l'anno scorso con un percorso formativo indirizzato alle persone. Adesso come secondo step vogliamo cercare di aiutare le aziende, le imprese, trasmettendo gli strumenti relazionali per cercare di costruire relazioni sane. Quale strumento vuole utilizzare il counseling? È prevalentemente uno strumento narrativo, cioè raccogliere storie, racconti, emozioni, sentimenti non solo dall'imprenditore ma da tutti i suoi collaboratori, in modo da rimettere al centro dell'attenzione la persona e quindi trasformare relazioni sane in benessere, efficienza e riscoperta di valori e significati. Patronato con i sportelli di tutta la provincia reggina, è rimasto aperto, disponibile a tutti i cittadini, abbiamo fatto tantissime pratiche di tutti i servizi nuovi e innovativi che il governo con i vari DPCM ha messo in campo. Quindi abbiamo dato una notevole mano alle persone e agli imprenditori.